Do di battaglia, in uscita il doppio CD live dell'ex Pu. La carriera degli ex Pu prosegue anche dopo lo scioglimento della storica band. Do di battaglia, chitarrista del gruppo, sta per uscire con un doppio CD live. Gli indizi su social. Il 20 ottobre uscirà e la storia continua e, un doppio album che contiene 26 brani dei Pu e 4 della carriera da solista di Dodi, registrati durante il suo tour. Il musicista sta svelando giorno dopo giorno, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, i brani contenuti nel doppio CD, con dei post quiz che appassionano i fan. Ciao a tutti, come ho accennato ieri ho pensato di attendere il 20 ottobre, giorno di pubblicazione del mio primo album live, svelando giorno per giorno la tracklist. So che i miei fan sono attenti e preparati quindi, invece di comunicarvi subito i titoli, ho pensato di realizzare un piccolo gioco tra di noi, ogni mattina vi darò alcuni indizi per indovinare il titolo del brano del giorno, mentre nel pomeriggio vi fornirò la soluzione. Il brano di cui voglio parlarvi oggi e che mi vede come autore uscì nei primissimi anni 80 e fu impiegato come sigla d'apertura della trasmissione televisiva Un disco per l'estate. Per girare il videoclip noi Pu dovemmo sopportare il freddo e le grandi altezze, aggrappati ad una ringhiera. Composi questo brano al pianoforte e per esso Valerio Negrini seppe scrivere un testo ricco di metafore, una vera e propria deflagrante dichiarazione d'amore. E una delle canzoni che più mi piace proporre live rappresenta egregiamente quel modo molto energico di fare musica che noi Pu avevamo negli anni 80. Avete intuito di quale brano ho scritto? Allora commentate con le vostre risposte e ricordate che è una storia che non può finire. Naturalmente, i fan storici della band non ci hanno messo molto a indovinare la canzone Canterò per te e, infatti, il cantante si è complimentato con tutti coloro che hanno azzeccato il titolo esatto. E così, ogni giorno, Dodi pubblica un indizio raccontando dei piccoli aneddoti sulla genesi del pezzo e su episodi capitati nel periodo della sua composizione. Svelati già i primi 6 brani. Con questo metodo del quiz, Dodi Battaglia ha già svelato le prime 6 canzoni contenute nell'album. Canterò per te, Noi due nel mondo e nell'anima, Dammi solo un minuto, Amici per sempre, Giorni infiniti e La mia donna. Ne mancano ancora 20, oltre ai 4 della carriera solista, registrati sempre live. Dell'album, Dodi ha poi scritto, con questo doppio disco, il mio primo live, fermo nel tempo una tournée che mi ha portato in tutta Italia nel corso di un'estate impegnativa e piena dell'entusiasmo dei miei fan. Perché punto che è una storia che non può finire. Tutto ciò che è accaduto in questi mesi, il calore dei fan, la qualità della musica, l'energia positiva attorno a tutto il progetto, è naturale che sia confluito in un disco. E intanto gli altri Pu. Dodi Battaglia non è certo il primo ex Pu a presentarsi al pubblico con un progetto da solista. Proprio qualche giorno fa, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, il primo ad essere uscito dal gruppo, hanno annunciato la prossima uscita del loro album insieme.
Stefano Dorazio, invece, si è recentemente sposato con la compagna Tiziana, mentre Red Kanzian, che si divide tra musica e scrittura, sta conducendo un tour con la figlia Chiara per parlare della loro esperienza da vegani e della loro scelta di vita. Padre e figlia hanno scritto un libro insieme, Sano Vegano Italiano, in cui sono comprese 50 ricette vegane.